la sera di febbraio, il primo della settimana, mentre erano in chiusa le porte del luogo che si trovavano in discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, scese in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono a vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre mi ha mandato a me, anche io mando a voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato il Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma io disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non vedo il dito nel segno dei chiodi, e non vedo la mia mano nel suo piano, io non credo. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche un maso. Venne Gesù a porte chiuse, scese in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti il dito in dito e guarda il mio piano, vedi la tua mano e metti la mia mano, e non essere incredulo a quanto vedo. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai creduto, tu hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e mi hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Apostoli, c'è un libro nella Sacra Bibbia che chiama
crescere nel comportamento di questi nostri fratelli primitivi cristiani. Però si dice che tutto questo che avevano non è nemmeno così. E poi il mio rinomato lo trovava a chi era capo della comunità di cristiana e gli va offerto a tutti coloro che mi avevano messo. Oggi si fa così pure. Beh, prima di tutto dobbiamo dire, non siamo tanti beni, non siamo tante ricchezze, non siamo. Ci si trova oggi in un paese straniero, no? Ci si trova in Italia, ci si può trovare in Germania, ci si può trovare in San Italiano, in Giappone, ma lo si fa perché ad un certo momento si ha bisogno di continuare a vivere. E senza lavoro non si può vivere, non si può andare avanti. E il Signore vede nella sua volontà. Y
spirituali, quando senti gli altri elementi, vedi, abbiamo visto il Signore, e lui non c'è più. Forse qualche volta, se qualcuno di voi dovesse dire, sta venendo la mamma, sta venendo la sorella, dalla famiglia, dalla Bulgaria, dalla giovane, stanno venendo. No, ma non è possibile, non ci vede adesso. Se non la vedo, dire così. E allora ecco che Gesù, ancora una volta, ci dice quell'augurio di Tommaso, pace a voi. E poi disse a Tommaso, mette pure qui il tuo dito e guarda le mani, tendi la mano e entra in mio piano, e non essere incredulo Tommaso, ma credente. Got it all.